campanelle di inizio anno scolastico suonano in ordine sparso, in attesa della data ufficiale del 14 settembre in Sicilia. Il videogiornale al liceo Politi ad Agrigento, Irene Minisenda. La campanella d'inizio anno scolastico 2016-2017 è suonata al Liceo Scientifico e delle Scienze Umane Politi con un anticipo di 3 giorni rispetto al calendario regionale, al fine di consentire durante l'anno una distribuzione più funzionale dei periodi di sospensione dell'attività didattica. Questa mattina, dunque, in occasione del primo giorno di scuola, si è svolta la festa dell'accoglienza, un giorno dedicato alla presentazione, alla conoscenza tra gli alunni e i docenti che hanno spiegato l'offerta formativa della propria scuola. L'iniziativa è stata anche occasione per il dirigente Antonio Manzone di incontrare la comunità scolastica per poter esprimere loro un augurio di buon anno scolastico. Oggi si inizia non per qualche cosa per primeggiare, ma questi giorni di anticipo, che sono 3, verranno utilizzati successivamente, le lezioni saranno sospese in corrispondenza di questi 3 giorni. Posso dire che oggi, primo giorno, tutti i ragazzi erano presenti, ben 250 circa alunni, abbiamo registrato nessuna assenza. Questo fa grande onore e piacere che sia un riconoscimento a questo liceo sia da parte degli alunni che soprattutto da parte dei genitori che scelgono questo indirizzo. Oggi primo giorno di scuola, grande emozione come sempre, è stato bellissimo entrare in Aula Magna a vedere veramente l'aula gremita di giovani. Abbiamo avuto anche degli ospiti d'eccezione, quindi l'assessore alla pubblica istruzione, il dottore Beniamino Biondi. Per noi è importante che al centro di tutto ci sia l'allievo, quindi abbiamo voluto proprio far aprire la manifestazione con un allievo che suonava un pezzo al pianoforte. Poi abbiamo voluto sempre che fossero gli allievi a preparare proprio il montaggio dei video, e nonché un altro allievo ha preparato anche questa piattaforma che potete vedere in classe, un sito dove i ragazzi si cimenteranno in una gara tra le prime, quindi alla fine emergerà la prima classe del Liceo Politi. I ragazzi delle prime classi sono stati accolti dagli ex studenti che hanno voluto omaggiare nuovi arrivati con dei video e raccontando le loro esperienze all'interno dell'istituto. All'evento ha partecipato l'assessore Beniamino Biondi, riaffermando i rapporti tra il comune e il liceo nella prospettiva dei progetti di alternanza scuola-lavoro. Un vero e proprio open day oggi qui al Politi, una bellissima giornata molto coinvolgente per tutti i ragazzi dei primi anni. Con questo istituto, quest'anno il Comune di Agrigento ha intessuto un rapporto interessante, coinvolgendosi in molte iniziative culturali e didattiche, e speriamo ovviamente che questo rapporto, che sia ormai così ben strutturato, possa proseguire anche in questo nuovo anno. I volti degli studenti sono sorridenti ed emozionati, il ritorno sui banchi non è stato per nulla traumatico, più che un primo giorno di scuola è stato un momento di festa per ritrovarsi tutti insieme. E io ho deciso di fare il liceo scientifico perché le materie scientifiche comunque mi piacciono di più, poi ho deciso di scegliere questo liceo poi rispetto ad altri, perché credevo che il rapporto anche con i professori fosse diverso, me ne hanno parlato pure bene, quindi ho deciso alla fine di scegliere appunto questo liceo. Com'è stato il primo giorno di scuola? Emozionante, ero agitata, però poi alla fine, vedendo i professori, mi sono calmata e ho capito che è un bellissimo liceo. Io ho scelto questo indirizzo scolastico perché mi piaceva, come soprattutto a livello di studi, le materie, e soprattutto perché mi parlavano i miei amici bene di questo istituto, e ho conosciuto anche le insegnanti esterne alla scuola ed erano, cioè, mi ci trovavo bene.